La rana albina vive a temperature che possono variare tra i 15 e i 23 gradi. Quindi, se si vuole comprare una di queste piccole ranette, c'è bisogno, di sapere alcuni piccoli dettagli che, nel contesto sono molto importanti. Quando si compra una rana, c'è bisogno ovviamente di avere un acquario con un filtro depuratore per mantenere i livelli di ammoniaca bassa e un termoriscaldatore che gli possa mantenere la temperatura costante appunto tra i 15 e i 23 gradi. Quindi diffidate da chi vi dice che questo piccolo anfibio può sopravvivere anche in acque più, a temperature più basse, perché non è assolutamente vero. Non si adatta a pesci aggressivi, quindi come possiamo già intuire, molti nei nostri acquari abbiamo pesci come scalari, trigogaster, squaletti, addirittura anche barbus, e queste specie non sono compatibili con le rane albine. Mi raccomando, soprattutto anche chi ha ciclidi, i ciclidi vanno assolutamente lasciati da soli. Invece si adatta molto bene ai pesci di branco come neon, pristella, rasbore, cardinali, tutti quei pesci che solitamente non danno problemi o non ti, diciamo, aumentano il fattore rischio. Le caratteristiche delle rane albine si differenziano in alcuni piccoli dettagli. La differenza tra il maschio e la femmina si distingue soprattutto nella lunghezza e nel loro peso. Infatti il maschio si presenta solitamente con una lunghezza che può variare tra i 5 e i 6 centimetri, mentre il suo peso è di circa 60 grammi. La femmina può raggiungere una lunghezza media che si può aggirare tra i 10 e i 12 centimetri e può variare e variare e soprattutto può arrivare a pesare ben 200 grammi, quindi potete già capire la differenza tra la femmina e il maschio è abbastanza evidente. In linea generale la loro pelle risulta essere liscia, priva di pigmentazioni, quindi quando se la volete toccare fatelo il meno possibile, sentirete che è molto liscia. Il loro corpo risulta essere appiattito, mentre la testa è di forma triangolare. La maggior parte del ciclo vitale della rana albina è trascorso in acqua, elemento che abbandona esclusivamente in casi di siccità. Cosa mangiano? Per quanto riguarda la loro alimentazione, la loro dieta è costituita da organismi acquatici, come ad esempio crostacei, insetti. Quindi in commercio esistono, se non riuscite a trovare queste tipologie di mangimi come crostacei e insetti, ci sono dei mangimi che sono fatti a pasticche che vanno a fondo, che sono compresi appunto di queste tipologie di insetti o crostacei o piccole alghe, che loro possono mangiare con tranquillità, visto che passano la maggior parte delle loro giornate, come potete vedere, sul fondale. Quindi quando gli date da mangiare, se avete pesci molto più veloci, hanno delle difficoltà a nutrirsi. La riproduzione ha evidenziato ben 4 cicli nell'arco dell'anno. Dopo che l'accoppiamento è avvenuto, la femmina è solita deporre centinaia di uova che andrà singolarmente ad attaccarle a rocce e piante acquatiche. Quindi, se avete un acquario è molto importante avere piante acquatiche vere, non finte, vere, che gli creano sia un ottimo rifugio o anche una piccola casa, e
E anche se volete fare le, se volete farle riprodurre, un ottimo punto dove la femmina può lasciare le uova. I girini nascono in circa 6-8 settimane. Diciamo che questo piccolo anfibio non è molto difficile da allevare. Se si considerano e si tengono, ad esempio, queste piccole accortezze, possiamo tranquillamente allevarle e gestirle bene, perché comunque non è un animaletto che ti crea problemi o bisogna stargli tanto dietro. L'importante è che trovi un habitat tranquillo se si vuole fare la riproduzione. Considerate che comunque questi anfibi crescono, non rimangono così piccolini, crescono, non dico tantissimo, ma comunque diventa un bel rospetto. E quando sono adulti possono loro stessi creare problemi nell'acquario, quindi possono diventare da preda a predatore, quindi soprattutto di notte possono andare fastidio ai pesci più piccoli. E quindi bisogna un attimino tenerla sotto controllo perché diventano aggressive, tendono a mangiare pesci più piccoli come i neo, nei guppi, e quindi casomai bisogna separarla o metterla in un altro acquario. Questo però soprattutto quando raggiunge l'età adulta. Considerate sempre appunto che questi piccoli anfibi meglio non metterli con i pesci rossi, perché i pesci rossi vivono a temperature più basse, quindi non mischiamo pesci che vivono a temperature dai 23-26 gradi ed altri che vivono a temperature inferiori. E per oggi è tutto, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, mettete un like al video e seguitemi su Instagram. Un saluto e al prossimo video.